Cioè noi stiamo discutendo oggi nel 2008 se il fascismo non fosse per caso meglio dell'antifascismo, se la mafia non fosse per caso meglio dell'antimafia e se i gay e i pedofili non siano per esempio la stessa cosa. Questi sono i temi dominanti della politica italiana. Che si porta su tutto, e infatti facciamo fare i programmi televisivi a Licio Gelli. Risarcimento, fra l'altro, a Gelli, dopo tutto quello che gli hanno detto. Abbiamo alla Presidenza del Consiglio uno che stava nella P2, mi domando perché poi non possa condurre un programma televisivo il gran maestro della P2, insomma mi sembra molto più grave la prima. La domanda è, ma che c'entra l'informazione con il ricambio delle classi dirigenti? È fondamentale perché il ricambio delle classi dirigenti significa che a un certo punto ogni tanto si resetta tutto quanto e si riparte. Per resettare bisogna che ci sia il momento del giudizio, il momento in cui qualcuno viene giudicato per quello che ha fatto. Quelli che vengono premiati vanno avanti, quelli che vengono puniti se ne tornano a casa. Da noi questo momento non arriva mai, perché mancano gli strumenti per giudicare. Chi va a votare, così ci si illude di essere ancora in una democrazia, e in realtà si va a votare a scatola chiusa, dopo campagne elettorali nelle quali chiunque abbia fatto qualcosa di male dice ma l'ho ereditato dal governo precedente e chiunque abbia fatto qualcosa di buono dice l'ho fatto io, mentre di solito l'ha ereditato dal governo precedente. Quindi è difficilissimo attribuire responsabilità, perché chi dovrebbe illuminare le responsabilità non fa il suo mestiere. Questo è il grande tradimento dell'informazione in Italia ed è la ragione per cui Berlusconi è stupefatto nel vedere Bush piegato dall'informazione del suo paese e quindi sputtanato agli occhi dell'opinione pubblica andarsene mestamente a casa. È la stessa cosa che era avvenuta 4 anni fa in Spagna. 4 anni fa in Spagna un altro amico del no, poi bisogna vedere se è vero o non è vero che sono amici, comunque un altro presunto amico del nostro premier, José María Aznar, compiuti i 50 anni, annunciò che andava in pensione, proprio per questo motivo, e all'estero appunto a 50 anni sono già considerati da pensione, da noi invece mettono il primo dentino. Aznar si è pensionato e c'era ovviamente il suo erede, il leader nuovo del Partito Popolare, candidato. I sondaggi lo davano stravincente con 15 punti di vantaggio, bastava stare zitti e non fare niente e l'erede di Aznar diventava primo ministro al posto di Aznar. In quella campagna elettorale intervenne Al-Qaeda con un attentato spaventoso ai treni di Madrid, sterminando alcuni centinaia di pendolari, di operai pendolari. Aznar ebbe la pensata di raccontare agli spagnoli che quello era un attentato dell'ETA, cioè accusò degli spagnoli separatisti baschi di aver sterminato degli altri spagnoli. Era una cosa abbastanza incredibile perché non è quello il modo di fare attentati da parte dell'ETA, dove di solito, quando il rischio è di molti morti, avvertono di evacuare l'edificio prima di farlo saltare in aria. In ogni caso fu smentito Aznar a stretto giro dai telegiornali e dai giornali, praticamente a reti unificate, anche quelli della televisione pubblica controllata all'epoca dal governo prima della riforma Zapatero. Si disse subito, la polizia dice che è stata Al-Qaeda, il Presidente del Consiglio ha mentito, e anzi alcuni giornalisti raccontarono anche che lo staff del Primo Ministro aveva chiamato uno a uno i direttori dei giornali e dei telegiornali per raccomandare di avallare la versione ufficiale del governo, il che aveva aumentato il sospetto.
nei direttori di quei giornali, perché se il Presidente del Consiglio si raccomanda tanto di avallare la sua versione, beh, vuol dire che c'è qualcosa sotto. E se c'è qualcosa sotto andiamo a scoprirlo, e l'hanno scoperto subito usando, ripeto, fonti della polizia, non usando fonti underground o non global. E Aznar, il suo partito, ha perso 20 punti in una settimana per una bugia, ha perso le elezioni che aveva già vinto, e le elezioni le ha vinte Zapatero, che era considerato l'outsider, il ragazzino da mettere lì per perdere onorevolmente contro i popolari e farsi le ossa per la volta prossima. Così ha vinto Zapatero, semplicemente contestando la versione ufficiale che già i giornali e le televisioni avevano montato. Costernato da quello che accadeva in Spagna, dove addirittura il primo ministro perdeva le elezioni per una sola bugia, una, non tante, una, il nostro Presidente del Consiglio continuò a raccontare che l'attentato era opera dell'ETA, anche quando Aznar ormai si era rassegnato all'idea che fosse stata al caso. Naturalmente, perché Aznar non aveva voluto accreditare immediatamente la versione vera? Perché se l'avesse fatto, gli spagnoli avrebbero collegato l'attentato con la missione di guerra fatta anche dalla Spagna al seguito delle truppe di Bush e di Blair. La Spagna e l'Italia erano i due stati che avevano rotto l'unità dell'Europa continentale contro la guerra, e avevano invece abbandonato la Francia, la Germania e altri paesi più attenti all'interesse nazionale proprio e meno a quello americano, che naturalmente si erano ben guardati dall'inviare truppe nelle due guerre, e quindi era chiaro che quella era una rappresaglia per la guerra in Iraq, ed era una rappresaglia che non ci sarebbe stata se la Spagna non fosse andata in guerra. E non era dunque vero quello che Aznar aveva raccontato ai suoi concittadini quando aveva detto: noi andiamo a fare questa guerra perché così combattiamo il terrorismo e dopo saremo più sicuri. In realtà era proprio quella guerra che li aveva resi meno sicuri, perché aveva generato nuovo terrorismo e aveva messo nel mirino del terrorismo un paese che mai i terroristi si sarebbero sognati di colpire se non si fosse impicciato in una guerra che non riguardava la Spagna. Questo era quello che è accaduto adesso negli Stati Uniti e prima. Non sto dicendo che in Spagna o negli Stati Uniti o nel resto del mondo ci sia un'informazione ideale, non c'è l'informazione ideale in nessun paese, i condizionamenti ci sono da tutte le parti, le strutture ci sono da tutte le parti, i monopoli ci sono da tutte le parti, i tentativi spesso riusciti, spesso no, di intromissione e condizionamento nell'informazione da parte del potere ci sono dappertutto. Un sistema come il nostro non c'è da nessuna parte, questo è poco ma sicuro. E proprio questa campagna elettorale lo ha dimostrato, e poi noi ne vediamo l'evidenza ogni giorno. È capitato a voi e quindi vi siete resi conto di come funzionano certi giornali. Perché è avvenuta la manipolazione che lei denunciava prima? È avvenuta perché il governo ha trovato nel mondo della scuola, dell'università e della ricerca la prima pietra di inciampo su una strada che fino a questo momento sembrava sgombra da qualsiasi ostacolo. È un grosso segno di debolezza quello che sta avvenendo nell'atteggiamento del governo. È un grosso segno di debolezza l'annuncio degli sgomberi con la polizia e poi la retromarcia. Ma era un segno di debolezza anche l'annuncio "vi sgomberiamo con la celere". Quello era già un segno di debolezza, perché un governo col 70% dei consensi, come ci viene sempre raccontato, un governo il più amato dagli italiani di tutti i tempi, un governo che ha in Parlamento una maggioranza oceanica, un governo che legifera per decreto come sistema senza che il capo dello Stato obietti alcunché.